Buonasera a tutti, eccoci con il mister. Cominciamo da Vitale. Ciao Silvio, buonasera. Ciao, buonasera. Volevo partire da questo, cioè se è finalmente il tuo Palermo oppure c'è ancora qualcosa da fare dal punto di vista tattico. Vabbè, in tutte le cose non è che uno si può fermare alla prima difficoltà oppure alla prima partita che ti riesce bene, non è che il compito è finito. Noi abbiamo tanta strada davanti, dobbiamo stare subito concentrati pensando a martedì che ci aspetterà un'altra partita di quelle che ci mette alla prova. Però ho visto i ragazzi che sono pronti, io ieri ero molto molto fiducioso perché li avevo visti star bene. Voglio fare i complimenti perché abbiamo dovuto giocare in questa partita due partite. Una in un modo e un'altra perché abbiamo dovuto giocare in 10 e l'abbiamo giocato in un'altra maniera. E qui devo dire che i ragazzi si meritano tutti i complimenti perché l'hanno saputa interpretare, l'hanno saputa leggere. E sul 2-0 siamo passati addirittura al 3-0. Quindi bravi, bravi i giocatori del Palermo. Meritano di stasera di godersi questa vittoria con le loro famiglie e però di stare concentrati già a martedì perché sarà un'altra partita di quelle importanti. Mazzola. Molto piano. Io non sento. No, neanche noi. Allora, Giovanni, sistema il microfono, andiamo per adesso a La Rosa. Sì, buonasera Gattano, buonasera mister e complimenti per buonasera. La vittoria. Buonasera, volevo grazie. Volevo chiederle da un punto di vista della gestione, della lettura dei momenti della partita, soprattutto ai sviluppi di questa partita, mi riferisco alla magari al doppio vantaggio, c'era stato anche col Messina, o alla situazione di inferiorità numerica. Ecco, da questo punto di vista, a che punto è il processo di crescita della sua squadra? Grazie. No, stasera bisogna fare i complimenti ai giocatori del Palermo perché hanno saputo, come ha detto il tuo collega prima, hanno fatto nella partita due partite, una in parità numerica e una in inferiorità numerica. E qui in inferiorità numerica veramente tanti ragazzi si sono sacrificati nella fase di non possesso e sono stati bravi poi sul 2-0 a trovare questo gol sul 3-0 che è vero su un calcio piazzato, però la punizione l'avevamo conquistata facendo una ripartenza. Quindi li vorrei abbracciare tutti perché hanno fatto una gara straordinaria in un momento particolare da un punto di vista psicologico, perché venivamo appunto dal 2-0 2-2 con il Messina e venivamo poi appunto dal Campobasso, una partita fatta un po' sulle montagne russe in cui abbiamo fatto una buonissima prestazione ma in cui abbiamo lasciato tante volte delle situazioni che ci hanno messo in difficoltà. Invece stasera, nonostante abbiamo giocato in finale numerica, il vero tiro in porta l'abbiamo preso su calcio di rigore. Giovanni Mazzola. Mi sentite meglio adesso? Adesso sì, vai. Mister, due domande. La prima su Brunori, è arrivato a quota 12 gol, 5 reti nelle ultime tre partite, le volevo chiedere un commento su di lui. E poi sulla direzione di gara, lei dopo Campobasso ha detto che in Serie C ci sono arbitri scarsi, volevo chiedere un po' come le è sembrato il secondo giallo di Girone, magari qualche decisione arbitrale un po' contestata anche dal pubblico. Ma cosa ti devo dire? Ti devo dire che Brunori è un grande giocatore, è un ragazzo che se continua a credere nel lavoro e soprattutto il lavoro quotidiano di tutti i giorni, lui sarà un giocatore che può fare una grande carriera perché ha dei movimenti naturali che lo portano sempre a trovare la porta con una grande facilità. In quanto agli arbitraggi, meglio non parlare, tanto la partita l'hai vista anche tu stasera. E cosa ti devo dire? Non diciamo niente, facciamo più bella figura, dai. Chiara Ferrara. È stata gestita la partita bene dal punto di vista psicologico, dunque volevo chiederle se all'intervallo ha detto qualcosa di particolare ai giocatori per gestire l'inferiorità numerica e poi volevo chiederle una battuta sulle condizioni di Ogier. Ogier. No, su Ogier ti dico non lo so perché l'hanno portato all'ospedale, è andato a fare un'ecografia perché lui non ci vedeva, non ha provato con dei farmaci a vedere se riusciva a ritrovare un po' di lucidità nella vista, ma
non c'è stato niente, c'è stata subito la preoccupazione di portarlo all'ospedale per vedere appunto che non ci sia niente di grave, e ci auguriamo tutti per lui che non ci sia niente di particolare. In quanto ai ragazzi, niente, i ragazzi sapevano che con il Messina vincevamo 2-0 e ci siamo mangiati non solo il risultato ma anche la stima da parte dei nostri tifosi, perché da 2-0 andare al 2-2 e rischiare anche addirittura di prendere il terzo gol, sicuramente i nostri tifosi li ha fatti star male, e questi, quando li fai star male, giustamente il loro affetto è giusto che lo diano nei momenti in cui la squadra dimostra, come stasera, che ci sono, c'è il cuore, c'è la passione, perché l'impegno i ragazzi lo mettono sempre, però in certi momenti bisogna fare come stasera, stringere i denti, e quando si stringe i denti, anche se l'avversario può avere degli spunti che durante la gara ti può mettere in difficoltà, poi alla fine ne vieni a capo. E io direi, ragazzi, gliel'ho detto che c'era da giocare un'altra partita, che dovevamo cercare di portare in porto lo 0-0, perché non dovevamo pensare ad avere il doppio vantaggio. Stavamo 0-0 e niente, le cose normali che un allenatore dice quando poi cerca di mettere i giocatori in campo con caratteristiche diverse. Di Marco. Sì, ciao Silvio, io mi sono collegato un attimo in ritardo, se ti hanno già fatto le domande chiedo scusa e passiamo avanti. La prima, sul calcio di punizione, volevo chiederti se è uno schema che avevate trovato o è stata un'intuizione quella di Valente in occasione del 3-0, e poi se non ritieni che l'unica nota suonata della serata siano i tre gialli per proteste, Mancini, Valente e Accardi, cioè sono gialli pesanti che poi si sommano durante la stagione, insomma possono avere un peso importante. Ma intanto il primo palla del gol è dalla bravura di Valente e di Brunori, non c'è nessun schema, ma solamente loro due si sono intesi fra loro e hanno fatto questo gran gol, e quindi bisogna ringraziarli per questo grande affidamento che hanno. In quanto ai gialli, purtroppo il Palermo deve migliorare, perché già anche in passato ci sono state delle situazioni molto spiacevoli in cui la squadra tante volte ha giocato in 10, e questo non deve succedere. E quindi, come ti ripeto, è una cosa che bisogna lavorarci. Aiello. Sì, salve mister, buonasera. Io le volevo parlare di Lucarini, che per comunque la condizione del campo dopo l'espulsione si è dovuto un po' abbassare e poi affiancarsi a De Rosa nella ripresa. Abbiamo visto poi un Lucarini decisamente in una posizione più ideale per la sua prestazione, ha recuperato tanti palloni, ha fatto spesso ripartire la squadra, quindi appunto le volevo chiedere se il ruolo di Lucarini secondo lei continua a rimanere quello del trequartista o può essere valutato anche eventualmente a fianco di De Rosa nel centrocampo a due. Grazie. Ma Lucarini ha dimostrato stasera che può giocare in tutte e due le posizioni, quindi a seconda dove noi abbiamo bisogno cercheremo di metterlo, perché lui è a disposizione della squadra. L'importante è che i giocatori sappiano sempre fare quello che in quel momento serve alla squadra. Comunque a Lucarini bisogna fargli i complimenti per la gran quantità di palloni che ha recuperato, e soprattutto nella seconda parte di gara, dove è stato molto bravo a fare filtro, a cercare di dare una mano a De Rosa. Tutto il mondo. Buonasera mister, volevo porre l'accento su due calciatori. La prima è, il primo è una sua grande intuizione, secondo me è Soleri, che entra al posto di Ogier, un centrocampista per un attaccante, magari in inferiorità numerica non te l'aspetti, e invece lui ha fatto una grande prestazione. E poi il secondo comunque è Pelagotti, io speravo tanto potesse parare pure il calcio di rigore, perché un po' nell'occhio del ciclone in questa settimana, eppure oggi ha reagito alla grande, direi. Grazie mister. Ma in quanto al fatto di Ogier, appunto, lui volevo fare un certo tipo di partita, e quindi avevo messo Ogier per cercare sempre di rubare questi palloni, ma soprattutto giocare con un triangolo fatto da De Rose, Lucarini e Ogier. Volevo giocare in quella maniera lì. Poi purtroppo Ogier si è fatto male, non abbiamo potuto. Non avendo altri centrocampisti a disposizione, ho optato che era meglio mettere Soleri, in maniera che avrebbe dato alla squadra più respiro in cercare di non stare sempre bassi, ma anche di ripartire. E questo grazie al cuore di Soleri, alla sua voglia di non mollare mai,
ha dato un contributo grandissimo. Ultima vitale a chiudere. Sì, mi sentite? Sì. Sì, Silvio, a proposito di Soleri, volevo chiederti, visto il modo in cui tu fai giocare la squadra, che è un modo abbastanza offensivo, che va ancora forse un po' equilibrato, però è offensivo, non è un peccato non abbinare Soleri a Brunori in questo momento della stagione in cui tutte e due sembrano avere tanta gamba e poi si trovano anche bene? Ma sicuramente è un'idea giusta, è un'opzione giusta, che Soleri meriterebbe anche di partire all'inizio. Però io durante la settimana vedo le partite, vedo la squadra che abbiamo e io so che avendo lui e Brunori ho sempre due giocatori importanti per l'attacco. E come tu sai, durante la partita nascono determinate situazioni che è come il discorso di Pelagotti. Sicuramente tutti sarebbero aspettati che poteva giocare Massolo, però per esperienza io so che se Massolo mi avesse fatto un errore stasera io mi sarei bruciato tutti e due i portieri. E poi, come ti ripeto, non mi andava, quando uno è in difficoltà, lasciarlo a piedi. Quindi da martedì lui sapeva che avrebbe giocato e ha lavorato sodo, soprattutto nella testa, per cercare di farsi trovare pronto, ed è stato bravissimo. In quanto a Soleri, è un giocatore, siccome allenando il Palermo devo vedere anche le partite che hanno giocato insieme dall'inizio, c'è questa caratteristica che Soleri, quando entra, può mettere sempre in difficoltà gli avversari. Se poi gli avversari ti prendono le misure, la domanda è: qual è l'altro giocatore che mi può cambiare la partita? Se io avessi in questo momento un altro giocatore che mi può cambiare la partita come lui, io sicuramente lo farei partire dall'inizio, ma siccome io devo fare l'allenatore del Palermo e devo cercare per quello che so, poi non mica detto che le cose che so io siano quelle giuste, magari è più giusta la tua intuizione o di un tuo collega, io non ho la presunzione di dire io faccio allenatore, cosa capite voi? No, voi vedete le partite, le capite come me. Tu sei un uomo, io sono un uomo, abbiamo tutte e due esperienze, tu devi scrivere di calcio, io invece devo allenare i giocatori a far calcio. Quindi in base alla mia esperienza io so che questo giocatore è importante in qualsiasi momento di difficoltà, perché se stasera, quando noi siamo rimasti in 10, l'avessi avuto in campo, tu sai bene che uno dei due, o Brunori o Soleri, l'avrei dovuto togliere. Non sarebbe stato facile togliere poi lì un centrocampista. Invece la difficoltà, il destino, speriamo però che questo destino sia benevolo nei confronti di Ogier, mi ha portato a fare questa soluzione, pensando che se io sono 2-0, poi vado 2-1 e soffro, cosa faccio? Metto Soleri. Allora tanto vale che parto già dall'inizio del secondo tempo con Soleri, cercando di fare la partita in un certo modo, come sono stati bravi a farlo, perché ha fatto un'azione Soleri quando ha messo la palla del 4-0, mi veniva voglia di andare in campo e andarlo a abbracciare, anche se il gol poi non l'avevamo fatto, per l'azione che aveva fatto. Quindi siamo fortunati ad avere questo bel gruppo di ragazzi, l'importante è che crescano come autostima, e poi, come ti ripeto, le soluzioni possono sempre essere tante in una partita. Buonasera Gregorio, buonasera. Partire subito da questa vittoria per 3-1, venivate da un periodo magari un po' complicato con questi due pareggi, ti chiedo quindi come secondo te ha reagito la squadra, soprattutto dopo l'inferiorità numerica, e poi ancora come ti stai trovando in questa tua nuova veste da trequartista. Oggi hai fatto una gran bella partita e quindi insomma chiedo a te anche le tue impressioni. Grazie. No, cioè venivamo sempre da un filotto positivo, ora magari per voi è negativo, ma per noi era un filotto comunque sia positivo per le prestazioni e per quello che mettiamo sempre in campo. E oggi è arrivata una grande vittoria, abbiamo fatto veramente una bella partita di squadra e siamo molto contenti. Per quanto riguarda me, sono contento, sono concentrato e do tutto me stesso e sono molto felice. Di Marco. Gregorio, ti posso chiedere quanto ti manca il gol? Tu che sei uno che di gol da centrocampista, inserimenti, colpo di testa, ne hai fatti sempre tanti. Sì, no. Quest'anno ti è andata maluccio finora. Ma fino adesso sì, ma non è un problema che mi pongo, ho sempre fatti, quindi arriveranno. Ok.
Valerio, aspetta, no. Giovanni, tu c'hai un'altra domanda o passo avanti? No, no, vabbè, possiamo chiedere a Gregorio della prossima. Allora do la parola a Dario Aiello. Scusami, era rimasta la mano alzata. Grazie. Sì, ciao Gregorio, intanto complimenti per la vittoria. Io mi collego un attimo un po' alla domanda dei colleghi. Baldini ormai ti schiera da trequartista, però oggi per forza di cose ti sei un po' dovuto abbassare a fianco a De Rosa e quindi tornare un po' alla tua posizione più ideale, no? Ecco, ti vorrei chiedere se comunque ci potrà essere la possibilità di rivederti a centrocampo, non ti dico come mezzala, in un centrocampo a tre chiaramente, ma appunto a fianco a De Rosa. Poi oggi hai recuperato un sacco di palloni appunto per forza di cose dopo esserti abbassato sulla linea di centrocampo, e quindi ti chiedo quali differenze dal tuo punto di vista noti con il nuovo ruolo da trequartista. Ma io mi sto trovando molto bene, secondo me, anche se a voi non vi sembra, cioè sto facendo le buonissime prestazioni, sono contento. E per quanto riguarda il centrocampista, cioè non ho problemi, sono uno che mi sono sempre adattato con molta serenità e sono molto felice sia se gioco davanti, dietro, terzino, per me è uguale. Valerio Tripi. Ciao Gregorio, questa è stata una settimana particolare, diciamo, per te e per Alberto Pelagotti, perché un po' di critiche anche social fra i tifosi sono state soprattutto indirizzate a voi. Voglio chiederti se tu con Alberto avete parlato, vi siete isolati, come avete lavorato per arrivare poi alla prestazione di questa sera, che per te, come dicevi prima, è in linea con le altre, però anche per i tifosi, per quello che hanno visto in campo, è stata particolare perché avete fatto un'ottima partita. Ma per me, per quanto riguarda Alberto è un grandissimo portiere, non lo sto io qui a dire la carriera che ha fatto Alberto e che sta facendo, quindi riescono da un orecchio, entrano da un orecchio e riescono da quell'altro serenamente. Per quanto riguarda me, me lo stai dicendo te adesso, ma per me è una follia, quindi sono proprio tranquillo, anzi, secondo me queste partite ha fatto veramente delle grandissime partite, quindi se per voi ho fatto male mi fa piacere uguale. Tutto il mondo? Sì, sì, volevo chiudere chiedendo ancora a Luperini, da un lato è stato chiesto anche a Baldini, delle ammonizioni per proteste, io non credo che questa sia una squadra, diciamo, di ragazzi cattivi, sono più gli arbitri che a volte magari vi mettono in condizione di protestare, oppure voi un po' ingenui. E poi ancora volevo, ecco, sottolineare la prossima trasferta che sicuramente sarà molto importante, non avete fatto molto bene in termini risultati fuori, quindi secondo voi che cosa vi è mancato fuori dal Barbera dove avete fatto benissimo per dare quel quid in più e migliorare ancora la classifica? Ma per quanto riguarda le trasferte, noi ora siamo con una sola mentalità, sappiamo quello che vogliamo, siamo molto sereni, non pensiamo a cosa è successo prima, cosa è successo dopo, cosa succederà, noi siamo molto concentrati, siamo sicuri di fare una grandissima partita anche la prossima. E non mi ricordo la domanda che mi avevi fatto prima, scusa. Sì, sì, la domanda era legata un po' anche alle munizioni del Non mi sembra una squadra di cattivi ragazzi, no, sono più gli arbitri che vi mettono in condizione magari di prendere quella munizione, oppure voi un po' ingenui ancora che potete crescere a questo punto di vista? Ma grazie e ti saluto. Grazie. No, sicuramente è giusto mix, un po' gli arbitri, un po' noi, bisogna essere più bravi a non prendere determinate munizioni, anche perché sono inutili, però ogni tanto ci vuole anche quello.